Ah, ma quindi pure te sei tornata a Roma? Eh sì. E dai, la organizziamo, vediamo se. Vabbè, ci organizziamo. E dai, dai, perfetto. Mercoledì ci stai? Le? Leo, mi senti? When I push the sheets away from your face and watch you sleep all day here. Manca poco, eh? And when I push you away, mi sa mancava. And say, non lo so, sembra un cretino a sta qua davanti, ma sarei un ipocrita se ti dicessi il contrario. Ti torniamo a disturbare. Sei pronto? Sei pronto a sopportarci ogni domenica? Ogni volta che si ricomincia è come se ricominciasse un nuovo capitolo della nostra vita. E sei a 2000, perché stavolta no, non vuoi sbagliare. È come se qualcuno ci mettesse alla prova. È come il primo giorno di scuola. O come quando sei grande e dici, basta, questo è l'anno della svolta. Soprattutto dopo la vita di merda che ci fu. Lo so. La gente che non ti ama non capisce. Non capisce come sia possibile incazzarsi per una finale persa. E come l'abbiamo persa. Non capisce le lunghe attese, le ansie, le paure. Le ore in fila per accaparrarsi quel seggiolino vuoto. Le birre a fiumi fuori allo stadio. La routine scaramante che contraddistinguono i tifosi. Le bugie, le scuse che dobbiamo dire a tutti perché domenica non ci sono. Vado allo stadio. E la ricerca spasmodica di una gioia. Quella gioia che anche per un secondo ci fa sentire vivi. È lontano da tutti i problemi che ci circondano. Chi non ama il calcio dirà: questi discorsi li deve fare a chi ci governa, a chi ci comanda. Questi discorsi sarebbero fatti ai mulini a vento con loro. Perché le parole tornerebbero indietro. Te no, invece. Te ci ascolti. E come se ci ascolti. Ah, vale, forza Roma!